Ciao ragazze, allora volevo un pochino raccontarvi, ieri pomeriggio ho incontrato la mia amica Marina Delavon e insieme a lei c'era la rappresentante di zona. Allora, bene, sono diventata presentatrice, ma non ho fatto un'iscrizione a nome mio. Ma bensì ho intestato tutto a mia mamma per non avere mai problemi, perché ripeto, io un lavoro ce l'ho, ci tengo al mio lavoro. Avon per me è solamente un hobby, ok? Allora, la borsina che danno è questa qui. Scusate, io ho appeso una penna. Nella borsina mi ha dato tre cataloghi di questa campagna qua, che è l'ultima. Mi ha dato quello per la casa, cose meravigliose, ma non credo di venderle, hanno dei prezzi da capogiro. E poi forse questo, se al primo ordine avrò la borsa, e non lo so, non ho capito. Una guida su come ti spiegano come diventare presentatrice, cosa fare, eccetera, eccetera, il suo numero di telefono, insomma. Ci siamo dati poi un altro appuntamento perché dovrà scaricarsi il codice da poi inserire nel mio computer per essere poi attiva, insomma, vabbè. Allora, campioncini pochissimi, un rossettino, due fondotinta e qualche profumino. Allora, in linea di massima sì, mi ha spiegato, ma io tante cose le sapevo già grazie a Marina, perché lei non ti dice che dovrai pagarti i cataloghi, dovrai pagarti i campioncini. Lei di questo non ha fatto parola, però io non lo trovo giusto. Se io lo faccio per hobby e compro per me, la mia amica mi ha già chiesto qualcosina, va bene così, ecco. Però se io lo facessi come mestiere o cosa, ma tu Avon non puoi farmi pagare i cataloghi, i campioncini, perché io lavoro per te, io faccio pubblicità a te. Questo è assurdo, secondo me. Ad ogni modo, io avevo ordinato qualcosina. Vi faccio vedere che cosa ho ordinato e ho già usato qualcosa, quindi ve la posso recensire. Allora, vi ricordate questa cipria correttiva di Guerlain? Beh, è quasi terminata, è tutta rotta. Allora, io cosa ho fatto l'altra volta? Mi sono ordinata le perle correttive che ho già utilizzato sopra a un fondotinta che mi ha dato la bustina Natural Beige Avon True Color, bellissimo. Questo mi piace molto, molto meglio di quello che ho usato ieri, che era questo qui. Questo qui è più trasparente. Questo mi piace molto, molto di più. Allora, le perle sono contenute in questo barattolo. Si intinge il pennellino, vedete che belle. Non hanno profumazione e sono veramente belle, rendono molto di più rispetto al compatto di Guerlain, perché danno proprio uniformità al colorito e si vede, si nota, ma si percepisce non in maniera aggressiva, molto blanda. Sono veramente belle, sono rimasta contenta di questo prodotto. Poi ho comprato e questa palettina occhi della Luxe, e la numero, la nome, vediamo un po', Glamour Roses. Allora, ve la faccio vedere, è un bellissimo pack e i colori sono questi qua, prugna rosa.
taupe, marrone, belli. Ho fatto il trucco questa mattina, vi faccio vedere un pochettino se si nota. Mi sono un po' sbizzarrita. Bello, mi è piaciuto. Poi ho dato anche la matita marrone, ma la matita marrone che avevo era dell'Oreal. Ma ci sta benissimo. Poi in offerta ho preso anche il mascara Luxe, mi è piaciuto. L'ho usato per la prima volta oggi. Ha un bello scovolino cicciotto e ricco. Bello, mi è piaciuto. Poi ho preso un rossetto, sempre dell'Avon Luxe, che è quello che indosso, un rosa molto bello, e si chiama Polished Rose. Faccio vedere. Molto bello. Allora, è molto morbido sulle labbra, è idratante. Io non credo che sia un lunga durata, se riesco a chiuderlo, non credo sia un lunga durata. Ad ogni modo, io ho sotto dato una matita e ho dato una matita color pelle, color marroncino pelle di Bottega Verde, di quelle a lunga durata. Proviamo, solo la giornata ci potrà dire se durerà o non durerà. Poi ho acquistato, che ve li recensirò quando li avrò usati un po' di più, perché ora me li sto studiando, questo profumo Avon Dream Eau de Parfum. L'ho spruzzato ieri sui polsi perché ero curiosa. Potete immaginare, una bellissima boccetta. Avon ha sempre avuto delle boccette di profumo meravigliose. E devo ancora capire se mi piace o non mi piace, sono sincera. Non capisco che dupe può corrispondere. Devo scaricarmi qualche tabella da internet, perché ho chiesto alla capa se aveva una tabella comparativa, ma mi ha detto che lei non ce l'aveva. No, vabbè. E la mia amica mi ha regalato anche la cremina, che è la Body Soufflé di Dreams. L'ho usata ieri dopo la doccia, una profumazione delicata, e un'idratazione immediata ma non duratura. È più un prodotto che profuma ma neanche poi per tanto tempo. Mi ha regalato anche, fantastico, io mi sono innamorata subito di questo, perché io me lo ricordavo dai tempi che furono, da quando mia mamma faceva già la presentatrice Avon, perché mia madre da ragazza l'ha fatta. E il deodorante Soft Musk, ma è buonissimo ragazzi, buonissimo. E io mi sono anche presa il profumo Avon Musk, non so neanche pronunciarlo, vergognosa che sono. Ma io vi confesso che giro un video solo, poi se va bene bene, se faccio gaffo papere, pazienza, le facciamo tutti, io mi perdono, perdonatemi anche voi. Allora, questo profumo qua è davvero, davvero, davvero buono. Sa di pulito. Io sono sincera, mi ricorda, vi farò poi una recensione un po' più dettagliata. Ad ogni modo ha un mix tra il mask di Alicia Ashley e il white mask del The Body Shop. Buono, buono, buono. Devo vedere se dura, se ha un buon stillage. Proverò. Poi, siccome io dovevo provare tutto in due giorni, ieri sono andata a correre, a fare sport, e mi sono spruzzata Faraway Gold. Credevo di soffocare, nel senso che questo qui è davvero
un profumo molto molto potente, bellissima boccetta anche questo, e questo è un dupe di qualcosa, sono sicura, dolce, caldo, invernale, veramente buono, 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 caldo, perché in più io correvo, sudavo e lui veniva su, no? Praticamente io non ho sentito né puzza di smog, né puzze strane della strada, perché io sotto il naso ho avuto per tutto il tempo che ho corso questo fantastico Avon Faraway Gold. Questo io lo promuoverei già, ma lo devo provare ancora un pochino per essere più sicura di quello che dico. Poi vi faccio vedere proprio tutto. Ho preso questo contorno occhi che c'è ancora al cellophane. E Avon e New Platinum, e occhi e labbra. Ma la mia amica Marina mi ha detto che è molto ricco, che lo usa anche lei, lo proveremo e lo metteremo. Allora vi spiego, io tutti questi prodotti qua che ho preso, e comunque ne prenderò ancora, ma perché proprio mi fa piacere a me, no, averli, provarli, recensirli, e non solo dell'Avon, cioè a me piace recensire e cambiarli i prodotti. Per il momento i miei top sono Filorga, Canebo, Lamande, proviamo anche Avon, ci sono tanti prodotti di Claret molto buoni, voglio recensire. Mi diverto, mi piace provare. Tutti questi prodottini qua che io compro, li uso e me li metto in una borsetta a parte, perché se nel caso la mia amica, una mia amica, poi il passaparola magari ci sarà, o il passaparola da dire, sai, la mia amica fa Avon, ti interessa qualcosa, perché io compro, ecco. Ho i prodotti da far vedere e mi comprerò, ho pensato, dei cucchiaini di plastica da poter poi intingere senza far mettere le dita dentro le cose, perché quello mi garba poco. E profumi pian pianino me li compro, perché tanto a me piacciono, e quindi poi avremo le boccette direttamente da poter sentire. Certo, non tutti, perché ad esempio io escludo quelli marini e quelli agrumati, però in linea di massima ci saranno, diciamo, quelli più in ma i must, ecco, i must non mancheranno. Ok ragazze, io credo di avervi fatto vedere tutto, nel caso mi fossi dimenticata qualche cosa ve lo metterò nel prossimo video, e mi avvicino un pochettino così potete vedere il fondotinta e tutto quello che ho spalmato sul viso. Gli ombretti sono veramente belli, non fanno fallout, non vanno a finire sotto l'occhio. E ecco, infatti mi stavo dimenticando, ho preso anche il correttore dell'Avon True Color nella colorazione più chiara e l'ho dato, ha una leggera coprenza come piace a me e mi sembra anche molto idratante. Non sento che mi tira e non sento che segna le rughette sotto gli occhi, e quindi ho dato anche quello. Il rossetto è molto bello, molto fresco, e sì, ho caricato un po' gli occhi, ma a me piace ogni tanto caricarli, e però ricordiamoci che a una certa età è meglio restare un pochino più leggere col trucco per dimostrare meno anni. Un bacione grande, ciao ragazze, alla prossima!